edizione speciale di Consiglio News dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Salute, diritti, scuola, sport, infanzia, sicurezza, magia, animali sono solo alcuni dei numerosi temi trattati nel corso dei tanti appuntamenti organizzati dal Consiglio regionale del Piemonte in Arena Piemonte, in Sala Oro e in Sala Argento. Ad aprire gli appuntamenti, nella giornata inaugurale di giovedì 18 maggio, un evento dedicato alla Festa del Piemonte. Il programma è il prossimo 19 luglio, prima celebrazione dopo l'ufficializzazione della ricorrenza avvenuta con legge regionale. L'incontro al Salone è stato un'anteprima degli eventi che si svolgeranno da maggio a luglio e ha approfondito la conoscenza delle radici identitarie del Piemonte e delle sue tradizioni. Una vetrina internazionale, perciò parliamo al mondo del Piemonte, parliamo della Festa del Piemonte. Quest'anno, la prima volta che si festeggerà a livello istituzionale, ci sarà una serie di eventi su tutto il territorio torinese e piemontese per ricordare effettivamente da dove siamo arrivati come Piemonte e dove soprattutto vogliamo arrivare. Cos'è il Piemonte? È un forziere di ingegno, di bellezza, di civiltà, però attenzione, la meraviglia dell'Italia è proprio questa. Noi abbiamo 22 forzieri, che sono le regioni e le province autonome, che concorrono a fare dell'Italia forse il paese più bello da questo punto di vista. Quindi tradizioni da una parte, nazione dall'altra ed Europa. Questo abbiamo cercato di raccontare. 19 luglio, una data emblematica, professore. 19 luglio, tutti sulla Sietta per questa grande festa, la prima festa rinnovata della nostra regione, e vi aspettiamo. Arena Piemonte alla Sala Oro, dove il rapporto fra memoria del passato e presente attraverso le testimonianze e il ruolo della cultura è stato al centro dell'incontro organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione Testimoni allo Specchio, la memoria tra ieri e oggi. Protagonisti Pier Francesco Di Liberto, in arte PIF, e Tatiana Bucci, testimone dell'orrore della Shoah, che hanno dialogato sui nessi tra storia, memoria e attualità. Non bisogna dire che sono morti 6 milioni di persone. Bisogna dire le loro, raccontare le loro storie, tutte 6 milioni di storie. Allora, se entri e conosci i dettagli, secondo me fai più fatica a dimenticare. I ragazzi, non vedendo più che succedono quelle cose, veramente, pensano che sia una cosa che non li riguardi. Questo è il vero pericolo. Noi abbiamo voluto costruire questo incontro proprio perché i testimoni stanno venendo meno, ormai, di quello che è capitato in quei terribili anni del Novecento. In compenso possiamo farci aiutare dai volti televisivi più nuovi, più noti, che arrivano ai giovanissimi, per provare a raccontare quelle storie. Le radici culturali e l'identità piemontese hanno animato Storie di Barriera, l'incontro dedicato a Gipo Farassino e a Mario Piovano a 10 anni dalla loro scomparsa, che si è tenuto in Sala Argento. Mai perdere le proprie radici, anche in ciò che si fa, perché poi la radice è cultura, è famiglia, è tantissimo, e quindi per me è sempre stata una parola molto molto importante. Questo è uno degli insegnamenti di cui parlavo prima, che a me è stato trasmesso. Storie di Barriera vuol dire, soprattutto con riferimento a Gipo Farassino, ma anche a Piovano, una fedeltà al proprio luogo, ma non coltivando degli orizzonti angusti, sapendo che il mondo cambia, e Farassino con la sua produzione teatrale e musicale lo ha dimostrato, e quindi vivendo la tradizione sempre come una forza che permette di stare nel nostro tempo e mai come un rimpianto che invece porterebbe ad affogare. La salute è stata al centro degli incontri organizzati al Salone del Libro dagli Stati Generali della Prevenzione e Benessere del Consiglio regionale. Fragili come uno specchio, quando il cibo non ti rispecchia, ha affrontato il tema dei disturbi alimentari degli adolescenti attraverso il punto di vista di medici, giornalisti e testimoni, per capire come riconoscere queste patologie e curarle. Presente all'incontro Francesca Lazzari, mamma di Lorenzo Seminatore, morto di anoressia a soli 20 anni. Non vergognarsi, bisogna chiedere aiuto, è una malattia che fa tanta paura. Quindi è molto importante per me sensibilizzare e informare. È una malattia con dei sintomi e con dei disagi, quindi è una malattia che va curata,
che come tutte le malattie fa perdere gradi di libertà all'individuo e quindi può essere un ostacolo nella sua vita, abbassare la qualità della vita, si può curare. Io parlo direttamente perché sono stata malata e ho capito che la mia esperienza, sia quando ero malata, sia ora che sono guarita, è fondamentale per far comprendere alle famiglie, a chi è malato, quanto è importante usare le parole giuste, ma soprattutto far capire alle famiglie che non sono sole. Sempre sul tema salute si è focalizzato l'appuntamento voluto dalla Commissione Sanità e dagli Stati Generali Prevenzione e Benessere. L'intelligenza artificiale cambierà la medicina del 2030, una riflessione su un potente strumento tecnologico le cui applicazioni si moltiplicano in tutti gli ambiti, dalla diagnostica alla chirurgia, dallo sviluppo dei farmaci alla riabilitazione. Stiamo raccogliendo, come vedete, tutta una serie di informazioni su di noi e sull'ambiente in cui viviamo che messe insieme stanno consentendo di farci fare, diciamo così, dei passi enormi nel settore della ricerca ma anche nel settore della cura. In ambito sanitario questa è una rivoluzione che dovremmo seguire con attenzione, però dà anche delle possibilità di dare delle risposte ai sistemi complessi che sono un po' in difficoltà come quelli della sanità, della medicina, dell'organizzazione. È importante fare in modo che questa nuova tecnologia ci aiuti anche magari a portare alcuni servizi di alta specialità in territori dove oggi magari non riusciamo a portare professionisti, ma potremmo portare la tecnologia per aiutare poi anche chi abita in zone, nelle aree interne o in zone più, diciamo, periferiche. Il rispetto della dignità e delle libertà fondamentali è stato il focus delle iniziative del Comitato Diritti Umani della Regione Piemonte. Con l'intitolazione a Mahsa Amini, donna simbolo della lotta contro le libertà negate in Iran, della Piazza dei Diritti, lo spazio adiacente all'Arena Piemonte, inaugurata nella scorsa edizione del Salone. Abbiamo voluto intitolare una piazza proprio qua, in onore suo, e non a caso faremo un consiglio regionale proprio qua, al Salone del Libro, un evento straordinario dove facciamo vedere effettivamente l'apertura della Regione Piemonte verso i diritti internazionali. La situazione carceraria e il diritto a riscatto sociale dei detenuti. Questo è il tema di Fahrenheit 451, lo spettacolo teatrale a cura del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che ha visto protagonisti detenuti della casa circondariale di Ivrea in un adattamento del testo di Ray Bradbury messo in piedi nell'ambito del progetto Leggendo e Vado per Ivrea, capitale italiana del libro 2022. L'abbiamo voluto come Consiglio regionale del Piemonte perché diamo una possibilità a questi uomini di potersi realizzare. Una dimensione del carcere poco conosciuta ma di grandissima valenza, io dico culturale ma anche trattamentale. Questa è proprio l'evidenza di quanto il carcere debba essere sempre più inserito nella comunità territoriale. Numerose le iniziative che il Consiglio regionale del Piemonte ha voluto dedicare anche ai più giovani. Le buone regole da seguire nello sport e nella vita, rispetto dell'altro, gioco pulito e tifo sano. Questo è il tema dell'appuntamento Fair Play, avversari in campo, amici nella vita, organizzato in Sala Argento dal difensore civico e dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la partecipazione della FIGC, che ha visto la firma di un protocollo d'intesa per la promozione del Fair Play dentro e fuori dal terreno di gioco. Un valore che va trasmesso nella vita di tutti i giorni, il rispetto, la correttezza in qualsiasi ambiente, in quello scolastico, nell'ambiente di lavoro. Attraverso lo sport i ragazzi imparano valori importanti quali la lealtà, il rispetto per gli altri, l'uguaglianza, l'inclusione, quindi tutti i valori che sono sì importanti in campo ma anche nella vita di tutti i giorni. Noi abbiamo voluto organizzare questo momento proprio per parlare di ragazzi con i ragazzi attraverso proprio l'esempio del calcio, che voglio dire lo sport più popolare, che piace di più in assoluto, ma dove è assolutamente fondamentale anche qui il rispetto delle regole. Parlare di valore soprattutto ai giovani è molto importante, dico sempre che il calcio, una partita è una vita in miniatura, quindi in una partita di 90 minuti ci sono diversi valori da rispettare, uno di questi è sicuramente il fair play. Bambini e famiglie sono stati protagonisti domenica con due momenti a cura del circolo Amici della Magia.
La mattina in un'arena Piemonte gremita, spazio ai più piccoli con lo spettacolo di Natalino Contini, mago e cabarettista, in cui non è mancato il coinvolgimento del pubblico. Nel pomeriggio in Sala Argento l'evento L'altra Torino Magica, conferenza spettacolo che ha unito stupore, illusionismo e storia della magia. La magia è un modo per pensare tanto positivo, per pensare sempre in modo aperto, e ai ragazzini serve molto per far superare anche delle timidezze. A Torino c'è una vera e propria scuola di magia con una grande storia alle spalle, grandi artisti che sono nati lì, perciò è una realtà da scoprire. Anche l'aeronautica militare è stata protagonista in Arena Piemonte con 100 anni in volo. Un viaggio ideale per rivivere le tappe salienti del primo centenario della più giovane delle forze armate italiane. L'aeronautica militare e l'aviazione italiana nasce anche a Torino e nasce con le prime strutture organizzative, ma soprattutto qui nascono le industrie velivolistiche e motoristiche che poi hanno consentito all'aeronautica di avere le ali. Quindi per noi è importante essere qui a Torino.